sia delle polemiche a Tito, un sacerdote nega la comunione a una donna separata che ha un nuovo compagno. Il prete replica: ho seguito le indicazioni della Chiesa. A Tito, un sacerdote ha negato l'Eucaristia a una donna separata in occasione della prima comunione della figlia. Papa Francesco ha aperto ai separati, si lamentano la donna e il suo compagno e le polemiche non accennano a fermarsi. Il servizio è di Daniele Petraroli. Ci dispiace, soffriamo con loro, condividiamo anche la loro sofferenza, però finché non ci sono delle linee o delle, delle regole nuove o delle leggi nuove, noi ci dobbiamo attenere, credo, a questo, almeno questo ci dicono i vescovi. Respinge tutte le accuse Don Giovanni. Nonostante le parole di Papa Francesco sui divorziati, la dottrina della Chiesa non è mai cambiata. Siamo a Tito e la mattina di Sant'Antonio convoca i genitori separati dai bambini che il giorno successivo riceveranno la prima comunione. A due mamme viene permesso di ricevere l'Eucaristia, la signora Gerardina no, poiché lei è l'unica a convivere e ad avere un figlio da un nuovo compagno. Ed è proprio lui che in quel pomeriggio affronta Don Giovanni al termine delle prove della comunione e poi scrive ai giornali per far conoscere la storia. Io penso che i parroci, i preti dei vari paesi non ascoltino molto quella che è la parola di Papa Francesco, che secondo me è uno dei da santificare, perché viene boicottato in continuazione dalla Chiesa. Il giorno della prima comunione Gerardina non si avvicina all'altare per ricevere l'ostia e per solidarietà fanno lo stesso due mamme e un papà. Sì, hanno deciso di non accostarsi all'Eucaristia per loro scelta e per solidarietà nei confronti di Gerardina, e secondo me questa è stata la vera Eucaristia che loro hanno ricevuto. Don Giovanni non cambia idea, le regole della Chiesa sono chiare, però alla fine fa filtrare qualche dubbio. La Chiesa è attenta a questa realtà. Speriamo che ci venga la luce dall'alto, che lo Spirito illumini noi, illumini anche i vescovi, il Papa, e ci dia un po' un'apertura, sì, per vivere in maniera più serena, più tranquilla, ma anche più vera. Ancora ci fermiamo qui, grazie a tutti voi per aver preferito l'informazione regionale della TGR, buon proseguimento di giornata.